Allora, buonasera a tutti, grazie di essere venuti oggi a questa giornata importante, ringrazio i relatori per una giornata importante e un momento straordinario ospitato nuovamente da Riace. Ringrazio Cissi Napoli e Gimuel Omnis sia per la giornata di oggi sia per quello che fa da decenni andando incontro ai bisogni. Io non so che cos'ha questo borgo di magico, no? E questo arcobaleno di fratellanza e di pace, che per molti anni è stato il punto più colorato del mondo. È da qui che bisogna partire. Guarda che colori, che gioia essere qui. Nonostante questo, non so per quale motivo qualcuno ha voluto che questo borgo discendesse nelle tenebre, come se la salvezza della Calabria tutta passasse dalla sepoltura di Riace, dalla scomparsa di questo borgo. Ma io lo so, come ti conosco da molto tempo, sia prima come giornalista, l'ho frequentato, io so che Riace e Mimmo Lucano sono come, un po' mi ricordano Rocky Marciano, sanno andare giù, ma se vanno giù si rialzano e ritorneranno più forti di prima. Ritorneranno più forti di prima, ne sono certo, perché tu non sei stato, e Riace non è stato soltanto un luogo d'accoglienza per i perseguitati, per la gente stremata dalla guerra, dalle dittature e torturata, sia da un punto fisico, da un punto di vista fisico che metafisico, perché chi comanda le guerre non ti uccide una volta, come Creonte ti uccide anche dopo la morte, ricattandoti a te e ai tuoi affetti. E quindi, oltre ad essere stato un luogo per gli altri, è stato soprattutto un luogo per noi della Locride, una punta avanzata di civiltà, un gioiello di cui ci dobbiamo vantare per sempre, con la testa e la fronte in fronte al solito. Riace è la nostra cima coppia, è l'impresa più importante della classe calabresità, e questa impresa è da qui che dobbiamo ripartire. Anche in un periodo dove l'onore è disonore, in un periodo di occhio per occhio, di rancore sociale, in una Calabria stremata sì dalle forze, dalle bestie dell'Andrangheta, stremata dalla disoccupazione, stremata anche da chi non si mette dall'altra parte, da chi sta usando da qualche tempo, caro Ilario Amendolia, una lupara, la lupara dei miglioratori del mondo, che stanno facendo dei danni in una Calabria dove la sanità è indegna, dove non c'è la sanità, ed è per questo che questo piccolo scatto in avanti, questo nuovo scatto in avanti che cambierà nuovamente nel suo piccolo il corso della storia, ma un applauso enorme a chi l'ha voluto. A partire da Cissi Napoli, per me Cissi Napoli è Cissi Napoli lo conosco da molto tempo, no? E non te l'ho mai detto, mi sei l'antiburocrate, e mo ti spiego perché, il burocrate per me è quello che non si mette mai dall'altra parte, a cui niente sta a cuore per natura, invece a te ti metti dall'altra parte e ti stanno a cuore i bisogni della gente. Per questo che ti passo la parola con immensa gioia, così ci spieghi che cosa hai combinato con questa riapertura di questo avamposto sanitario e sociale. Grazie. E io mi nascondo che sono veramente commosso, sul serio, è una cosa che mi fa battere forte il cuore. Ci sono qui in questa sala delle persone che per me hanno avuto, per me, per l'associazione, per questa avventura bella, hanno avuto un ruolo fondamentale.
ne cito una e poi davvero le lunghe citazioni. Madre Rita Sgambellone, generale delle anziane parrocchiali dello Spirito Santo, una congregazione nata nella Locride e che si è spostata con lei giovanissima nelle Filippine insieme ad un'altra suora a costruire una postazione per i più bisognosi, i più poveri degli squatter di Manila. Io ho avuto l'avventura di visitare, tenuto per mano dalla madre generale, 13 anni fa. Grazie a Roberto Brunfio, a Emilia Multeri, a Sandra Combs, che hanno onorato questa meravigliosa professione che è l'arte medica, facendola diventare la loro missione di vita, oltre che la professione con la quale vive. Jimuel è un bambino, era un bambino. Un bambino di 4 anni che io conobbi nel 2006 a Manila e che 6 mesi dopo, Sor Paola mi telefonò da Manila per comunicarmi che era morto, perché aveva avuto la febbre, i genitori non avevano i soldi per portarlo dal medico, il bambino era morto, non sappiamo neanche di che cosa. Mentre discutevamo con gli amici con cui stavamo mettendo su questa associazione che serviva a fare medicina a distanza via Skype, con un collegamento Skype, un fonendoscopio digitale, una telecamera per visitare a distanza, 13 anni fa non era usualissimo questo genere di cose. Decidemmo che onorando la memoria di Simon avremmo provato ad onorare la memoria di quelle centinaia di migliaia di bambini che muoiono anonimi e che sono soltanto numeri di statistiche. Da qualche anno a questa parte ci siamo guardati più da vicino perché la crisi economica ha prodotto un incremento della povertà in Italia. Da uno studio del Politecnico, peraltro uno studio ormai datato, risulta che il 15% della popolazione italiana non si rivolge più al Servizio Sanitario Nazionale perché comunque la metti, comunque ti muovi, ci sono dei costi. E questi costi sono diventati insopportabili per larghe parti di popolazione. Quando abbiamo aperto 3 anni fa, nella sede, l'altra sede, sottolineammo che l'ambulatorio non nasceva per i rifugiati, nasceva per tutti coloro i quali ne avevano bisogno. Ormai sono decenni che con un progetto politico preciso, chirurgico, direi, si sta attentando alle conquiste dello Stato sociale per restituire al mercato tutto ciò che gli è stato sottratto con le lotte nel Novecento. Sanità, ma non solo la sanità, l'istruzione, la previdenza. Quello che con un neologismo degli anni 40 definito welfare state e che ha consentito ai cittadini dell'Europa di essere cittadini con le migliori performance vitali in tutto il mondo, l'Europa tradendo quella che era la missione per la quale era nata e per la quale i padri fondatori l'avevano immaginato e pensato che l'isola diventò bene, ha svenduto questi pilastri che avevano connotato e caratterizzato il nostro continente. E noi oggi siamo qui a raccogliere i cocci. La nostra è una testimonianza, anche una testimonianza che vuole dimostrare che si può recuperare ciò che si sta frantumando, si può mantenere in piedi i valori essenziali, come diceva poco fa l'ex presidente della giunta regionale della Calabria Mario Oliverio, che ringrazio veramente per voluto essere qui stasera, e lo è stato in questi anni, forse l'unica figura istituzionale, non si può dire unica, che è stata vicina a Memmo Lucano e a Riace senza se e senza ma.
ecco, noi proviamo a, a dare il nostro piccolissimo contributo a dimostrare che questi valori sono ancora vivi e vitali e che devono essere qui. Stasera, a conclusione di questa serata, ci farà porterà un saluto il dottore Pietro Bartolo. Io credo di non dovervelo presentare perché... Il fatto che in occasione del funerale del Papa di Mimmo avevamo come comitato lanciato l'idea di fare un atto di testimonianza, sono arrivati dei contributi in più e abbiamo deciso di donarli al fondo cassa del inaugurando sono le bustarelle. Perché credo che questa storia la possiamo leggere guardandola da un lato positivo e da uno negativo. Il positivo è quello che qua si testimonia la caparbietà e la voglia di tenere accesa questa luce, questo fuoco che ha coinvolto in Italia e nel mondo tantissima gente, perché come diceva il presidente Riace, è una questione di valori che hanno coinvolto nell'animo tantissima gente, tutta gente che si sono approcciati. Ed è bello vedere che c'è gente che dona di suo volontariamente, gratuitamente, il tempo, la professionalità. C'è gente che ha donato anche soldi attraverso la fondazione, hanno contribuito a dare una mano concreta perché si realizzasse questa cosa. Ed è bello che ci siano queste testimonianze in un momento così buio. Però, come diceva Sisi all'inizio, noi siamo un paese del contesto europeo che forse aveva uno dei sistemi più avanzati in termini di diritti sanitari, che si è andato sgretolando in questi anni. E io credo che noi non dobbiamo perdere questo tipo di, diciamo, riferimento. Cioè, noi dovremmo lottare affinché questi diritti vengano garantiti e siano efficienti per tutti, perché è vero che qua oggi si dà una risposta importante perché ha anche un valore, un segnale, però quante Riaci ci sono in giro per la Calabria, quante comunità che oggi non hanno una risposta sanitaria? Cioè, noi dobbiamo puntare al ripristino dei diritti per tutti ed è quella la sfida, no? Condivido, come diceva Siliano, siamo di fronte a una guerra, dobbiamo scegliere di affrontarla. E intanto dovremmo scegliere di andare oltre la solidarietà e costruire un fronte che rivendichi i diritti a tutto campo. Cioè sul lavoro, perché effettivamente hanno smantellato, anche con grande responsabilità di quella che impropriamente si chiama sinistra. Perché quando hanno iniziato a smantellare i diritti sul lavoro... si diceva che era il centro-sinistra, ma quelle erano politiche liberiste che nulla avevano a che fare con la sinistra. Oggi ci ritroviamo, io so qualcosa di personale perché ho una figlia che lavora in una biblioteca a Bologna assunta da una cooperativa dove veramente siamo come, quasi come gli schiavi delle campagne di San Ferdinando. Cioè, non siamo molto distanti, la cooperazione che aveva risposto a un bisogno di eguaglianza in quelle zone dell'Italia oggi non è più così, sono strumenti di sfruttamento e oggi manca in questo paese il coraggio di lottare per riconquistare i diritti. Io credo che il nostro compito è quello di fare tutti gli sforzi possibili per mettere in moto un fronte che riconquisti terreno. Noi veniamo da una vicenda di qualche giorno fa dove davanti abbiamo il buio totale, cioè quello che ci possiamo aspettare l'abbiamo già sperimentato con l'esperienza prima di Mario. Se l'amministrazione del Presidente Oliverio è stata un po' turbolenta, luce, ombre, nubi e sole, quello che abbiamo davanti è un temporale micidiale che dobbiamo affrontare. Io spero che ci sia servita da lezione e insieme alla solidarietà, perché il giorno dopo non possiamo essere soddisfatti che quasi sia aperto l'ambulatorio, è un bel gesto ma non basta, bisogna lavorare perché i diritti ci siano e per tutti.
cerchiamo di sollevare un po' la tensione quasi che si è creata stasera. Intanto vi faccio notare che mentre con Mimmo stavamo preparando stamani questa sala, mi sono permesso di attaccare quel cartello là pendente per ricordarvi che io vengo da Pisa. Sì, mi dovete scusare, il resto l'abbiamo messo tutti più o meno pari. Questo per dirvi che questa comunità di Riace si espande in Toscana attraverso due tappe. Mimmo, scusami, Sissi Napoli e Giovanna. Succede che a Pisa, attraverso Giovanna, una serie di persone, tra le quali io, si sono trovate coinvolte in questa realtà. Ve ne posso citare alcune. Il professor Franco Mosca, che rappresenta con ARPA, e fino a qui nessuno forse ha capito niente, un'associazione che con, ecco ora arriva il nome, Andrea Bocelli, si occupa di qualche cosa di molto più grosso di un ambulatorio a Riace. Lui manda il suo saluto e l'orgoglio che ha insieme a me, a Giovanna, di far parte di una serie di amici che in Toscana sentono il problema di Riace. Brevissimamente gli altri. Il dottor Ghiribelli del Centro Missionario Medicinale di Firenze, un altro che appartiene alla Chiesa in tutto titolo, Don Massimo Biancalani. Penso che una parte di voi lo conosce. Il Forum delle Azioni Internazionali della Toscana, di cui faccio parte con Gimuel, che si occupa insieme a Enrico Rossi, con Pietro Bartolo, ci siamo incontrati a Pisa. Libera, sia quella di di Pisa che quella di Castagneto Carducci. Cosa c'entra Castagneto Carducci? Lui lo sa perché viene da San Vincenzo, anche lui è toscano. È calabrese ma è spostato in Toscana. Bene, lì è un personaggio non da niente, il figlio del generale Dalla Chiesa, Nando Dalla Chiesa, ha parlato di 'ndrangheta, ha parlato di problematiche che coinvolgono le nostre regioni. E andando avanti, l'ambulatorio Villari, che somiglia in tutto a quello nostro di Riace, che è a Pisa. Il Rotary Club, c'è di tutto. Di Livorno, che ci ha aiutato a riaprire un ambulatorio di Riace in Congo. E il Consiglio dell'Unione Valdera, il Sindaco di Pontedera, e così via. Quindi, forse... La comune. La comune di? La comune internazionale, okay. L'associazione... Detto tutto questo, che cosa voglio dire? Che non è facile, come non è facile qua agire in questo senso, perché come docente dell'Università di Pisa, ora in pensione fortunatamente, triplando la Fornero, sono coinvolto a volte in fare delle lezioni al Centro Internazionale per le Relazioni della Pace, una cosa molto complessa. E lì, per esempio, mi sono scontrato con persone che si sono divertite con maniera semantica a distinguere se Riace è un avamposto, un esempio, un modello o un'esperienza. Fuffa. Cioè, questa è una realtà. Noi ci siamo.